Buongiorno. Nella prima puntata di questo ciclo sulla transizione energetica abbiamo iniziato a delineare i grandi numeri e la grande preponderanza delle fonti fossili attuali. Adesso, prima di proseguire con l'esposizione di Armaroli, dobbiamo chiarire un concetto che ancora vede moltissime persone sbagliarsi, anche i cosiddetti esperti, cioè la differenza tra elettricità e energia. L'elettricità è una forma di energia, ma non è assolutamente l'unica. Anzi, in questo momento il grosso dei consumi energetici non avviene utilizzando elettricità, ma avviene utilizzando appunto la combustione, quello che ieri, nella scorsa puntata, nella prima puntata, Armaroli indicava come appunto il nocciolo del problema. Noi bruciamo moltissimo. L'elettricità ci serve per una serie di utilizzi, ma per muoverci, per scaldarci, per produrre elettricità, per utilizzi industriali, ancora il grosso dei consumi avviene a livello di brucia di combustione di fonti fossili. Quindi attenzione, quando sentite parlare di energia è un conto, quando sentite parlare di elettricità è una porzione dell'energia. Se vogliamo essere precisi, ad esempio, in Italia in un anno consumiamo circa 300 terawattora di energia elettrica, ma ne consumiamo circa 4 volte di più, dipende a seconda dell'anno, sotto altre forme. Quindi attenzione a non confondere elettricità con energia. È come dire, scusate il paragone molto alimentare, che la farina è il cibo. La farina è un cibo, ma ce ne sono molti altri. Ecco, l'elettricità è una delle forme energetiche. Ora proseguiamo. Troppo, bruciavamo a proposito di cavernicoli quando eravamo nelle caverne, bruciavamo nel Medioevo, ma oggi la nostra civiltà moderna continua a bruciare. Noi bruciamo per muoverci, per produrre elettricità e per scaldarci, lo continuiamo a fare. Pensate che se prendiamo i dati di prima della guerra, l'Italia consumava 70 miliardi di metri cubi di metano, di cui 30 sulla produzione elettrica e 20 sul riscaldamento degli edifici, usi cosiddetti evitabili. Ci sono già le tecnologie per fare produzione elettrica e riscaldamento degli edifici senza bruciare. La via di uscita principale è appunto l'elettrificazione, cioè la strada maestra per la transizione è elettrificare il più possibile, cioè passare dalle molecole come il metano e la benzina agli elettroni, come scrivemmo in questo lavoro di 13 anni fa, che allora era un po' naif, l'idea che andassimo verso un mondo elettrico. Ci stiamo andando. Abbiamo qualche problema di antenna. Non è migliorato con. Ok. I motori elettrici sono molto più efficienti. Bene, allora il punto essenziale è questo. Per migliorare e fare la transizione energetica, dobbiamo passare dal bruciare quei famosi 260 milioni di barili di petrolio al giorno, di cui dicevo nella prima puntata, a invece produrre elettricità, in questo caso naturalmente da fonte rinnovabile. Quindi la via d'uscita principale è elettrificare i consumi. E adesso vedremo perché non solo a livello ambientale questo ci consentirebbe un enorme miglioramento, cioè un'enorme diminuzione delle emissioni di quei gas climalteranti che appunto creano l'effetto serra, ma risparmieremo proprio denaro, perché le tecnologie elettriche sono più efficienti. Cominciamo, anzi, andiamo avanti con l'esposizione. L'altro motivo è che abbiamo già le tecnologie elettriche rinnovabili sul mercato e sono le più competitive. Voi lo sapete bene visto che lavorate proprio in questo settore. Io non so più dove girarlo.
Ok? L'esempio classico è l'auto a batteria, che perché dobbiamo passare all'auto a batteria? Perché c'è l'importazione Cina, Bruxelles o non so chi, no, semplicemente perché consuma 4 volte meno energia per fare gli stessi chilometri di un'auto termica. E il costo è già competitivo considerando tutto il costo totale di possesso. Bene, allora qui voglio aggiungere un paio di considerazioni. Se cercate in internet, chiedete a un qualsiasi ingegnere, scoprirete che un motore a scoppio, che sia gasolio, che sia benzina, che sia GPL, che sia metano, ha un rendimento, ha un'efficienza in termini energetici che è 20, 25, 30% se la guida in autostrada a velocità costante. Ma al di sopra di questo è estremamente difficile salire. Il che vuol dire molto banalmente che quando voi spendete, faccio una cifra tonda, 100 euro per fare il pieno dell'automobile appunto col motore a scoppio, in realtà almeno 70 euro se ne vanno non per fare girare le ruote, ma se ne vanno sotto forma di calore che esce dal tubo di scappamento, che viene emanato chiaramente dal blow motore, e calore che va a riscaldare ulteriormente l'atmosfera, ma ribadisco, non serve per far girare le ruote dell'automobile. Mentre un'auto elettrica, fatto 100 quello che è diciamo l'ingresso o punti di 100, sempre 100 euro di spesa energetica, 85-90 vanno a far girare le ruote. Quindi la perdita sempre sotto forma di calore, anziché essere almeno del 70% come nel motore a scoppio, è 10-15%. Per questo motivo appunto l'auto elettrica è estremamente più efficiente. E per quanto riguarda i costi, bene, questo è un'analisi che è stata fatta da le associazioni dei consumatori europee, in questo caso vi partecipava questa associazione italiana, ma è stata fatta da un insieme di associazioni europee, che ha preso tutto il ciclo di vita decennale di un'automobile e ha verificato che mettendo assieme costo iniziale di acquisto naturalmente, ma poi combustibile, assicurazione, manutenzione, i costi dei parcheggi e altri vari costi, ecco che nell'arco decennale, già nel 2021, data in cui è stata fatta questa analisi, le auto elettriche, naturalmente non parliamo delle auto elettriche di lusso, chiaro che se io mi compro la Porsche elettrica la pago cara, ma le altre auto sono assolutamente competitive. Chi volesse approfondire, vi lascio il link, perché quello che io vi sto spiegando in un minuto viene dibattuto in più di un'ora in questo video organizzato appunto dall'Associazione di Consumatori, che fa parte del gruppo delle associazioni di consumatori europee. Bene, detto questo, chiudo la seconda puntata, vi metto il link anche di questo studio. Nella prossima continueremo a parlare di altre tecnologie, ve lo anticipo, le pompe di calore per il settore riscaldamento, riscaldare gli edifici, che sono estremamente più convenienti rispetto alle attuali tecnologie basate sempre sulle fonti fossili. Quindi vi aspetto per la prossima puntata di questo ciclo.